Con i 3 voti favorevoli e i 2 contrari dei 5 componenti dell'Ufficio di Presidenza della Regione è passata la delibera da 1.100.000 euro per il programma della Notte dei Serpenti. La direzione artistica dell'evento, affidata al maestro Enrico Melozzi e in programma allo Stadio del Mare di Pescara per la sera del 20 luglio, aveva avanzato 2 proposte, una da 250.000 euro con un programma definito ridotto e l'altra da 1.100.000 euro con artisti di fama internazionale e la messa in onda indifferita dell'evento su Rai 2, che nella precedente edizione era stata inclusa nel costo di 250.000 euro. La delibera del programma da oltre 1 milione di euro, messa ai voti dai 5 componenti dell'Ufficio di Presidenza, è passata con i 3 pareri favorevoli di Lorenzo Sospiri, Marianna Scoccia e Luca De Renzis, vincendo l'opposizione della minoranza rappresentata da Antonio Blasioli ed Erika Alessandrini, che già con la coalizione di Patto per l'Abruzzo in Consiglio regionale avevano espresso più di una perplessità. Come spiega il TG8, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle all'interno di Patto per l'Abruzzo, Erika Alessandrini. In uno degli ultimi uffici di presidenza, in cui ci sono quindi rappresentanze di maggioranza 3 e di minoranza 2, è arrivata una deliberazione che chiedeva sostanzialmente di triplicare i fondi a disposizione, finora disponibili in 250.000 euro, per un programma non meglio identificato, su richiesta della direzione artistica, per chiamare artisti internazionali e riuscire ad accaparrarsi la prima serata su Rai 2 in differita. Ovviamente noi come opposizione abbiamo votato in modo contrario rispetto a questa deliberazione, che chiede 1 milione di euro su carta bianca sostanzialmente, quindi senza sapere quali dovrebbero essere questi artisti internazionali, per quale motivo c'è bisogno di un cachet così elevato, e soprattutto rimaniamo sbalorditi, perché se per un anno hanno raccontato che la Notte dei Serpenti dello scorso anno è stato un grandissimo capolavoro, un grandissimo successo, oggi la replica di quella stessa versione viene invece definita dagli organizzatori come una forma ridotta. Allora, verità dove sta? Se c'è stato un grande capolavoro l'anno scorso, si può replicare quello spendendo una cifra, diciamo, decente per una serata sola. 1 milione di euro in questo momento non si giustifica invece, soprattutto a fronte di un programma che non esiste, perché in ogni caso in un momento di ristrettezza in cui si chiedono a Regione Abruzzo tagli sulla sanità, tagli indiscriminati su tanti servizi, non possiamo permetterci assolutamente di spendere 1 milione di euro per una sola serata. 1.100.000 euro, come saranno reperiti? Dovranno dircelo, fa parte delle richieste di chiarimento che stiamo facendo a Regione Abruzzo, perché nella delibera che è stata votata, ripeto, si parlava di 1 milione di euro su carta bianca, quindi senza avere definizione, diciamo, dei capitoli di spesa che potevano essere investiti. Attenderemo con ansia di avere chiarimenti anche su questo.